diciamo, questa svolta musicale è molto in linea con il mondo latino. Potrei farti degli esempi di hit, no? Che anche magari appunto che possono conoscere tutti, che è quella di Quevedo, che è stata come? Bizarrap. Esatto, di Bizarrap, che è stata una hit anche in Italia, no? Comunque ha delle sonorità molto elettroniche, ma anche, che ne so, Rauw Alejandro con Baby Hello è un altro pezzo che è stata una super hit. Insomma, diciamo che questa wave, chiamiamola così, che sto prendendo è molto vicina a quello che sta succedendo appunto nel mondo latino. Detto questo, assolutamente non smetterò di fare pezzi di reggaeton, perché comunque fa anche quello parte, insomma, di quello che mi piace, no? Della musica che ascolto. Tu conta che io veramente ascolto tutti i giorni un artista che si chiama Fade, che se non lo conosci ti consiglio di andare ad ascoltarlo, che fa dei pezzi di reggaeton assurdi, no? Che secondo me comunque rimangono sempre molto attuali. E per quanto riguarda invece, se avessi provato altre volte a partecipare, allora in realtà l'anno scorso, all'ultimo momento proprio, ho detto provo a mandare questo pezzo. Il problema è che ero veramente, cioè, proprio penso che sia stato gli ultimi ascolti, e quindi non c'è stato neanche il tempo magari di costruire appunto una storia dietro, eccetera, da raccontare. Quindi ci ho provato solo l'anno scorso, e quest'anno nei miei dischi ho sempre fatto tantissime canzoni che parlano proprio tanto di me, o comunque di quello che ho vissuto, delle mie esperienze, che hanno avuto magari meno successo di A pezzi come Una volta ancora, Ti raggiungerò. Ed è il motivo per il quale io a Sanremo non sono andato con, scusatemi il termine, una hit facile, no? Perché non credo di dover dimostrare che è un campo in cui in questi anni mi sono sempre distinto. Ho voluto proprio portare un pezzo che raccontasse la mia storia, che non fosse per forza per fare centro dentro tutti, non so come dire, non è un pezzo pensato per far ballare in spiaggia la domenica pomeriggio, è un pezzo che io spero possa far riflettere le persone. I miei primi contatti con la musica sono stati all'interno appunto dei club, dove quel genere musicale andava fortissimo, e appunto poi, come ho parlato anche nelle cover, gli FL65, che sono stati veramente il primo gruppo di cui io ho memoria, di cui sono stato fan. Perché io mi ricordo, quando andavo a scuola la mattina, mettevo disco radio appena entravo in macchina, perché sapevo che mettevano i pezzi degli FL, quindi io stavo tutto il tragitto da casa fino a scuola a ascoltare solo i pezzi loro. Quindi diciamo che un po' questa è la storia dietro questa scelta di lanciarmi appunto in queste sonorità diverse da quelle che sono il reggaeton o comunque quello che ho fatto. Guarda, per me è stato, posso dire, cioè io ho incontrato tantissime personalità del mondo della musica, mondiali e non, però vedere gli FL per me è stato veramente un'emozione, perché cioè mi ricordo proprio che ho iniziato a capire la magia della musica con le loro canzoni, cioè perché parlavano comunque una lingua che in cui io mi rispecchiavo, è stato addirittura prima del rap. Quindi per me comunque avere, cioè, il fatto che loro mi abbiano, cioè siano voluti venire con me su quel palco è stato per me un onore veramente. A me non piace particolarmente mettermi in gara con altre persone, io voglio andare veramente solo a cantare la mia canzone e a mandare e a raccontare me. Poi quello che succede non è, cioè, una cosa talmente imprevedibile, che è inutile anche pensarci prima, cioè non voglio mettermi anche questo pensiero in testa. Devo imparare a non sabotarmi, no? Perché io tendo comunque sempre ad avere un po' questo spirito di autosabotaggio. Però ti dico, sono in un momento bello della mia vita, a prescindere da quello che è la musica, o dico a livello veramente di consapevolezza, io mi sento in un bel momento per me, perché ho veramente capito tante cose di me, e sento di essere come? Pronto. Quello che mi ha veramente aiutato è stato essere sincero con me stesso, perché si tende sempre a raccontarsi un po' di bugie per andare avanti, invece dal momento in cui sono stato sincero con me ho risolto tutti i problemi che prima pensavo di non poter risolvere. Allora, personale, allora io ho affrontato
varie vicissitudini, però voglio rimanere nella sfera sentimentale, sì. Ok? Rimaniamo in questa sfera qua. Allora, io diciamo che nella mia vita ho sempre vissuto le relazioni in una maniera poco, come si dice, poco profonda, ma non nel senso del termine che non mi affezionassi alle persone o che non amassi, ma ho sempre visto le relazioni come un transito, no? Ho sempre pensato che era più importante conquistare una donna più che riuscire a tenerla con sé. E invece ho scoperto che riuscire a stare insieme a una donna è molto più bello di conquistarla, perché veramente ti metti in gioco, no? Fare delle esperienze da una notte o da una settimana, come possiamo dire, in realtà poi ho capito che a me mi facevano male, nel senso che mi toglievano la serenità, no? Per quanto poi invece da fuori diciamo che il concetto di un uomo che riesce a farsi, scusatemi il termine, che riesce ad andare con tante donne sia un concetto di superuomo, in realtà io ho capito che invece a me fa veramente male. E quindi dal momento in cui sono riuscito ad avere stabilità con una donna, quindi a riuscire a conquistarla tutti i giorni, da quel momento la mia vita è cambiata, perché cioè, sono riuscito a essere veramente me stesso e veramente sereno, che non ero mai riuscito ad essere fino a quel momento. Grazie. Grazie. Beh, anche alcuni tuoi video hanno contribuito a questo machismo, diciamo. Dici alcuni miei video del passato? Sì. Ma guarda, sai, è sempre un po' nel discorso della fiction, ma un po' anche... Certo. Dipende poi sempre dal brano, no? Se un brano comunque parla di determinate cose, si tende a fare un video che un po' lo accompagni. Però, detto questo... In questo momento sono in questa fase della mia vita che veramente mi ha reso felice.